Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo Lemori, sono qua con l'episodio news. Scusate se settimana scorsa non è uscita, ma purtroppo non sono giornate queste. Sono tutto raffreddato, mal di gola, sono ammalato. Quindi niente, ora sono qua per elencarvi le news di settimana scorsa e quella prima. E niente, iniziamo subito col video. Allora, come prima news, è in uscita Assassin's Creed Compilation per Nintendo Switch. Che praticamente sarebbero tutti i giochi di Assassin's Creed che sono usciti finora e è una saga. E io non ho mai giocato con Assassin's Creed, però boh, non so, se qualcuno di voi ha giocato, sappiate che comunque sia in uscita. Seconda news, disponibile su iTunes le colonne sonore di Pokémon Let's Go. Terza news, allora, aggiornamento. Ah, c'è un aggiornamento, primissimo giorno per chi acquista Super Smash Bros. Ultimate in versione fisica e questo aggiornamento sarà che saranno giocabili Pokémon Pikachu e Eevee di Pokémon Let's Go. Episodio 100-101 di Pokémon Sole e Luna farà la sua introduzione a Zerora con Sole Natore. Allora, dove sono? Episodio. Ah, i videogiochi di Zelda usciranno ogni anno su Nintendo Switch, sia remake, remastered, oppure un titolo principale. Comunque sia, hanno intenzione di far uscire un gioco di Zelda all'anno. Dopodiché il numero di Meltan è aumentato nel pacco sorpresa. Che non so cosa sia Pokémon Go, non ci ho mai giocato, magari qualcuno di voi lo sa. Allora, poi. Ah, ecco, la Challenge Pack a sorpresa di Super Smash Bros. Che includerà. Includerà, non includerà, includerà Joker di Persona 5. Che non so cosa voglia dire, però è stato annunciato questo nuovo personaggio e secondo me anche una nuova saga. Perché questo personaggio non si è mai sentito. Quindi, allora. Ah, dopodiché a giugno uscirà Crash Team Racing, che praticamente sarebbe tipo un Mario Kart però con Crash e altri tre giochi che adesso non sto qui a elencarli perché quello lì mi è piaciuto subito, gli altri non mi hanno fatto impazzire. Allora. Dopodiché è stato annunciato un nuovo gioco per smartphone, come avete presente, Train You Magica, quello che tanti youtuber avevano fatto uscire per il 25 aprile. Uscirà un nuovo gioco per smartphone, di Pokémon, che ovviamente non sarà la serie principale. E come ultima news, c'è nero che hanno iniziato a tradurre un nuovo gioco Pokémon che uscirà nel 2019. Quindi sì, questa qui era la news che preferisco. Un nuovo gioco Pokémon è già in traduzione per l'anno prossimo, che manca poco, E niente, queste qua sono le news. Io vi saluto che devo andare, vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto fate quello che volete, mettete dislike, mettete like come volete, io vi ringrazio per la visione.